tu devi dare il tuo contributo come medico, come sanitario, non ti puoi tirare indietro anche perché questa è la tua professione. In realtà io avevo fatto una pausa di una settimana dopo il periodo più intenso del coronavirus e al rientro al lavoro nei primi di giugno era successo che ricoverassi un nuovo paziente coronavirus in reparto dopo tanto tempo e già lì mi sono reso conto che non era finito e dovevo rimettermi in gioco su questa cosa qui. David Redi, 33enne, originario di Monte San Savino e medico del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo, è uno dei professionisti della squadra di giovani dottori italiani che per 3 settimane hanno operato nella trincea del Covid in Armenia. L'Italia ha risposto a una chiamata da parte del meccanismo di protezione civile europea e l'MT2 della regione Piemonte ha accettato la chiamata e hanno deciso di fare una prima missione interregionale. Una squadra sanitaria selezionata con accuratezza per l'esperienza maturata sul campo, in tutto 11 professionisti provenienti da 3 regioni, Toscana, Lombardia e Piemonte. Il nostro contributo è stato essenzialmente quello di consulenza e di formazione agli operatori sanitari all'interno degli ospedali. Abbiamo fatto sia formazione per quanto riguarda la gestione clinica, terapeutica del paziente con coronavirus e una parte di formazione anche per quanto riguarda l'ecografia toracica. Il team per 3 settimane ha così operato in 3 strutture ospedaliere della capitale armena, tra i paesi più duramente colpiti dall'epidemia. Hanno fatto una grandissima quantità di TAC ai pazienti e mentre per quanto riguarda il supporto dell'ossigeno rispetto alla nostra realtà erano un po' più carenti in quanto avevano a disposizione praticamente soltanto le cannule nasali per l'ossigeno e poco di più. Quando il paziente tendeva a peggiorare, cosa che non succedeva molto frequentemente, veniva quindi intubato. Grazie al nostro contributo abbiamo cercato di istruire e di fornire il materiale per i famosi caschi da CPAP e che hanno iniziato ad utilizzare, mentre una delegazione francese poco prima di noi aveva portato anche dei ventilatori ad alto flusso per l'ossigeno. Il 17 luglio David Redi è così tornato in Italia portando a casa un importante bagaglio. La cosa che più mi ha colpito è stato comunque lo stesso approccio umano dei colleghi in Armenia, perché comunque anche loro condividevano le nostre preoccupazioni, avevano anche loro delle famiglie che avevano lasciato per rimanere in ospedale, quindi c'era una collega che lavorava nel reparto di nefrologia che aveva dovuto lasciare la sua famiglia per praticamente 3 settimane senza vederla, aveva delle bambine della mia età. E l'altra cosa che mi porto è la fortuna di vivere in un sistema sanitario come il nostro italiano, perché in Armenia gli ospedali Covid potevano gestire soltanto pazienti Covid, nemmeno le emergenze non Covid venivano gestite lì, mentre noi, nonostante diciamo tutto quello che abbiamo subito nel periodo di picco di marzo ed aprile, abbiamo comunque permesso di curare anche pazienti con infarti, con ictus in qualsiasi ospedale italiano, e quindi questo è un gran vantaggio e un pregio della nostra sanità.